Amici cari, si ritorna a parlare di grandi vini, o per meglio dire di vini da terre estreme. Alvaro De Anna, ci ritroviamo con piacere nella bella città di Treviso con la tua grande manifestazione dedicata proprio a quei vini che, insomma, è ancora più difficile da realizzarli. Vogliamo ricordare di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di vini eroici, tra virgolette, vini che vengono prodotti in terre cosiddette impervie, quindi terre difficili da coltivare, alta quota, pendenze oltre il 50%, tutta una serie di condizioni che l'uomo deve metterci molto lavoro. Ho detto Treviso, la cornice è quella di un palazzo storico. Sì, siamo in un vecchio palazzo del 1200, Palazzo Bonisiano Variolo, ex sede dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, che oggi ci è stato concesso per questa manifestazione. E produttori che arrivano un po' da tutta Italia, e non solo. Sì, arrivano un po' da tutta Italia, partendo dalla Sicilia, dalla Sardegna e salendo... Fino alla Valle d'Aosta. Fino alla Valle d'Aosta e oltre. Certo. Oltre vuol dire Croazia, Slovenia, Serbia e Argentina. Sono tutti vini però particolari, particolarissimi. Una bella manifestazione aperta al pubblico con dei momenti anche a livello culturale, insomma, elevati. Tavole rotonde, degustazioni, seminari, incontri. Sì, è giusto informare e promuovere questi vini spiegati da sommelier masterclass, per cui ci sono 3 degustazioni, una sui vini eroici rossi, una sui vini eroici bianchi e una sui vini eroici fuori dall'Italia. La serata di gala, un abbinamento particolare con cibo e vini siciliani. Sì, abbiamo fatto una serata qui a Treviso, ospiti l'Etna, l'Etna a Treviso, con i vini dell'Etna e la cucina dell'Etna. Alvaro, diciamo una cosa così, facciamo finta che nessuno ci stia ascoltando, perché devo bere un vino da terre estreme? Beh, perché sono vini fantastici. Io me ne sono innamorato 7 anni fa e mi è venuto in mente di promuoverli e portarli in giro per il mondo. Stai già pensando alla prossima edizione? Sì, stiamo pensando alla prossima edizione. Adesso andremo a Londra e poi a San Francisco con questi vini. Allora, in bocca al lupo, vini da terre estreme, da Treviso. Per ora è tutto. Grazie.